La Costa Ionica è selvaggia, bella e ricca di storia. Da un lato c'è lo Ionio, dall'altro ci sono i Calanchi e al centro c'è Rocca Imperiale, che è un piccolo gioiello voluto da Federico II di Svevia, una comoda tappa per lui fra la Puglia e la Sicilia. Oggi questo è anche il punto di partenza del cammino basiliano. Il territorio del Cirò era importante già nell'epoca dell'antica Grecia, o meglio, quando i greci colonizzatori arrivarono qui, battezzarono queste terre come Notriatellus, quindi terra del vino. Si chiama Isola di Capo Rizzuto, ma non è un'isola. Però la sua bellissima fortezza aragonese è tutta circondata dall'acqua dello Ionio. E procedendo più a nord troverete l'iconica colonna del parco archeologico di Capo Colonna. Sembra di essere stati catapultati nel Medioevo, in un angolo dell'Europa orientale, in una piccola comunità monastica. E invece siamo in Calabria, a Stilo, nella sua famosissima cattolica. Questa chiesetta è minuscola, però è un vero gioiello e soprattutto è l'architettura in stile bizantino più importante d'Italia. Anche il borgo di Stilo, nella vallata dello Stilaro, è molto molto intrigante. E qui ebbe i natali Tommaso Campanella, il padre dell'utopia. Il nostro compito principale è quello di ricercare attivamente i nidi di tartaruga marina in Calabria, soprattutto lungo la costa ionica della provincia di Reggio Calabria, e metterli in sicurezza. Un'operazione delicata che ci consente di salvare più del doppio dei nidi deposti ogni anno. Alcuni dei nidi rinvenuti annualmente sono resi pubblici affinché tutti i turisti che si trovano sulla spiaggia, e soprattutto i bambini più piccoli, possano assistere a questo spettacolo. Geraci era detta la città delle 100 chiese. 100 chiese non le ha più, però ha mantenuto intatto tutto il suo fascino. È infatti uno dei borghi più suggestivi dell'entroterra ionico. In particolare la cattedrale è un vero gioiello. L'Aspromonte greco è uno dei territori più antichi e selvaggi del Mediterraneo. Bova è la capitale dei Greci di Calabria, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui si parla ancora la lingua grecanica, la lingua che era stata portata dai Greci nell'VIII secolo. Si dice che questo borgo sia accoccolato nel palmo di una mano, di cui si vedono le 5 dita, da cui il nome Pentedattilo. È una delle località più affascinanti della Calabria grecanica. E al termine del nostro viaggio nella Calabria ionica ci portiamo nel cuore non solo i colori pastello del suo mare e la bellezza dei borghi incantati, ma anche la scoperta di una terra che ha mantenuto vivo il legame con il passato. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, sun on my feet, kick up like I ain't trying.